Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro viaggio. Parleremo dell'emigrante, il mandolino, lo strumento simbolo per eccellenza dell'identità italiana, che gira il mondo e da sempre trova la sua ricchezza nella diversità. Che cos'è quindi il mandolino? Domanda semplice, ma risposta complessissima, perché lui si trasforma nelle epoche e nei luoghi, viaggia e si lega alle culture locali, addirittura creando nuovi generi musicali e modificando continuamente il proprio aspetto. È lo strumento musicale che in assoluto ha più varianti di tutti. Già nella stessa Italia il nostro strumento si declina in tanti modi: mandolino genovese, milanese, siciliano, bresciano, ferrarese e ovviamente quello a fondo bombato, il napoletano, che è lo strumento maggiormente utilizzato oggigiorno per la musica classica. In Europa lo ritroviamo trasformato in buzuki in Grecia, bandurria in Spagna, domra in Russia, tamburizza nell'est europeo. In Germania, negli anni 70, viene creato un nuovo tipo di mandolino, sempre a fondo bombato, ma che prende volutamente le distanze dalla tradizione italiana per generare uno strumento e una scuola accademica che valorizzi il repertorio antico e promuova quello originale contemporaneo. Sempre in ambito classico, in Israele nasce una scuola a Beersheba che elabora questo nuovo modello e produce concertisti di fama internazionale. In Irlanda il folk tradizionale ha un successo planetario e prevede l'uso dei plettri, buzuki irlandese prima ed ora sempre più il mandolino. Ora seguiamo l'emigrante, perché quando si spinge oltreoceano ne succedono di tutte le tonalità. Negli Stati Uniti arriva italiano con innumerevoli virtuosi come il molisano Giuseppe Pettini e il siciliano Giovanni Vicari, e diventa poi americano. È Orville Gibson che a fine 800 brevetta una nuova forma e, forte di uno spiccato senso del business e di una comunicazione aggressiva, spazza via letteralmente il vecchio strumento. Così come per gli emigranti in carne ed ossa, anche il mandolino italiano, dal tipico aspetto a fondo bombato, subisce una forte discriminazione e deve lasciare il posto al nuovo rivoluzionario modello a fondo piatto. Il mandolino, in ogni caso, è interrazziale e contribuisce da protagonista alla creazione dei nuovi generi musicali nordamericani, quali il ragtime, il jazz, anche il blues afroamericano. Eccovi James Young Rasher con Sleepy John Estes in questo documento del 1966, Mailman Blues. Looking for letters from my day. Oh, I want to hear from my wife. Sempre in ambito rurale, ma per il mondo dei bianchi, Bill Monroe
considerato il padre del genere bluegrass, che è una specie di country tradizionale, rende lo strumento il re del folk yankee. Here's Bill Monroe and the Bluegrass Boys, let her go, boys. Come from far away, the dance all night till the break of day. When the caller was hollering, do-si-do, you knew Uncle Pin was ready to go. Hey, and he got about some man, how the hill is above the town. Play the fiddle, all the hound to bring, you can hear it talk, you can hear it sing. Dal nord al Sud America il nostro strumento si arricchisce di nuove sonorità e si fonde con le influenze iberiche. In Venezuela, ad esempio, El Sistema, fondato nel 1975 da José Antonio Abreu Anselmi, quindi di origine italiana, toglie dalla strada milioni di studenti, dando loro un modello di vita e di crescita attraverso la musica. Il quattro venezuelano e la mandolina sono i pilastri della musica da ballo di questo paese. È la mandolina che consente ai maestri di esprimersi nei loro virtuosismi, come Raffaele Ruiz e Ricardo Mendoza, e Ricardo Sandoval in questo joropo. Mentre in Brasile il mandolino, che prende il nome bandolim, è il fulcro del genere choro, struttura portante della musica strumentale tradizionale brasiliana di cui Jacob do Bandolim è il maggior interprete di tutti i tempi. Qual è però il viaggio più lungo intrapreso dal nostro emigrante? Quello agli antipodi, nel mondo down under, sotto al sotto. Australians live down under, like flies on the ceiling, they never fall off. Of course they see themselves. Like this, and this, and this. Il viaggio più lungo e faticoso che si potesse immaginare a quei tempi, non privo di sofferenze e disagio. Cinema si occupa delle migrazioni italiane in Australia con toni dolce amari, commedie tragicomiche che ci fanno ridere, commuovere, ma soprattutto riflettere. Ecco quanto è grande e forte l'Italia, quanto Carnera, il nuovo idolo degli emigrati. Il gigante si esibisce in tutto il mondo contro ogni tipo di avversario.
Ma i grandi italiani non vanno in Australia solo per combattere contro i canguri. Lo stesso Carnera, la montagna che cammina, il gigante buono, The Monster, si identifica con l'identità italiana in questo modo. In questa nuova terra, già da fine 800, troviamo mandolinisti italiani che compongono musica, dirigono orchestre a plettro, conducono attività didattica e arricchiscono la vita culturale della nazione e dell'Ezione. Il signor E. Rossi, Ernesto Ettore, non sappiamo, si stabilisce a Sydney già prima del 1897. Il suo studio musicale nella prestigiosa Strand Arcade si rivolge alla buona società, come conferma il suo esigente listino prezzi. Il suo timbro professionale riporta Violin, Mandolin, Mandolira, Banjo and Guitar Academy. Signor E. Rossi, Class and Private Lessons, Latest Music, Instruments and Strings, Solo Agent for the Mandolira. Dal 1908 dirige la Ladies Imperial Banjo, Mandolin and Guitar Orchestra di Sydney e conduce attività didattica anche nella vicina Parramatta. Ora ascoltate la storia di questo incredibile personaggio. Giovanni Podenzana, nato alla Spezia nel 1864, è un eclettico studioso, etnografo, naturalista, musicista, compositore. Dal 1891 al 1905 visita l'Australia, la Tasmania, la Nuova Zelanda, la Nuova Guinea, il Giappone, gli Stati Uniti. Vive a lungo a Sydney, dove si sposa con l'australiana Alice Hunter. Fonda diversi ensemble a plettro, tra cui il Mandolin Double Quintet di sole donne. Il 17 luglio 1897 il Sydney Morning Herald recensisce una sua esibizione in settetto nella prestigiosa Centenary Hall. Dal 1899 dirige la Royal Italian Mandolin Society, composta da più di 40 elementi, e apre lo studio musicale Mandolin Mandolin Guitar Studio of G. Podenzana. Fa numerose tournée con la sua orchestra, alternando l'attività di compositore a quella di cabarettista e concertista a bordo delle navi da crociera. Trasferitosi a New York, dove risiede alcuni anni, fonda la Lega Musicale Italiana, importante punto di riferimento e di assistenza ai musicisti italiani in America. Nel 1905 rientra definitivamente in Italia e fonda e vive con tutta la famiglia nel Museo Etnografico e Antropologico Spezzino, che tutt'oggi porta il suo nome. Il signor Oreste Manzoni dirige dal 1909 la Banjo, Mandolin and Guitar Orchestra di Melbourne. Le cronache ci riportano dell'esibizione del signor Manzoni a Broken Hill nel 1912. He electrified the house with his mandolin playing. He was recalled again and again. Il concerto della sua orchestra a Essendon il 19 novembre 1914 viene recensito dalla Gazzetta Locale. The curtain was lowered for a few minutes, and when raised, there was a beautiful picture disclosed. Signor Manzoni's orchestra, 26 in number, were seated on the platform. Seldom have so many pretty, well-developed ladies faced an audience. Instruments in hand, ready for the conductor's sign. The instruments were varied, mandolins predominated, but there were also banjos, violins, flute, cello and piano. A curious combination, but one that proved eminently successful. La moda del mandolino a inizio Novecento si diffonde a macchia d'olio in tutte le comunità. Orchestre e ensemble si moltiplicano nelle varie città. Thank you.
time was becoming a wonderful cultural center. It was now looking back on it, a lot of the immigrants that came to Melbourne after the Second World War, a lot of the Italians, a lot of the Greeks, the Turks, a lot of the people from the Middle East had arrived there, and they were then becoming successful and setting up businesses and restaurants. And Melbourne was starting to become a real multicultural hub, centre. It was awakening out of its long sleep of boredom that it was for many years. So you could go to Melbourne and you could actually go to little parts of the world, everywhere in the world. Music was there. You'd go and get the music. You could hear what the instrument sounded like. That was really important. Everybody starts talking to you about Jack Chera. You should go and see Jack Chera before it's too late, because he's getting old. You should go and meet him before it's too late. I went around to this address I had in Carlton, which was the Italian, still is, a lot of Italians live in Carlton. Yes. And knocked on the door, and this elderly gentleman opens the door. He was like late 70s then. He says, "Ciao, hello." and you walk in through his house and into a courtyard at the back with grapevines growing everywhere and tomatoes growing everywhere and garlic. And it was just like, wow. Making his own wine in the backyard. Then takes me into a little workshop where he's making his own mandolins. I think, wow. Yes. That was Giovanni Jack Chera. Giovanni Jack Chera, wow. Un altro italiano d'eccezione che arriva a Melbourne, 23enne, insieme al padre, nell'aprile del 1924, a bordo del piroscafo Principessa Giovanna. Provengono da Campo Rovere, sull'altipiano di Asiago, in provincia di Vicenza, e con loro viaggiano altri 103 compaesani. Vanno tutti in Australia a cercare fortuna. I Chera si stabiliscono nel quartiere Carlton, dove Giovanni svolge diversi lavori, ma lui e il fratello Rino sono ottimi musicisti polistrumentisti, specializzati in chitarra e mandolino, e si affermano presto anche in Australia. Dal 1933 i due fratelli gestiscono il club Caneva Giovanni in Russell Street, dove Jack addirittura vivrà con la moglie. In questo club si svolgono matrimoni, fidanzamenti, balli, feste, insomma tutta la vita sociale della comunità italiana della città. Jack con la sua band diventa una celebrità musicale nel Mario's Restaurant per un lungo periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Il locale è frequentato dai VIP e dalla buona società australiana, che va ad ascoltare le ultime novità canore che Jack importa dall'Italia e arrangia per i suoi musicisti, nonché i tanghi sudamericani, che sono la sua specialità. L'attività musicale dei fratelli Chera si affianca a quella di liuteria, che continuerà fino agli anni 90. Come abbiamo sentito da Steve Gilchrist, il laboratorio Chera a Carlton è punto di riferimento fondamentale per chi vuole imparare l'arte. Gli strumenti dei Chera sono estrosi e fuori dagli schemi, chiaramente non seguono una precisa scuola, sperimentano costantemente nuove soluzioni, sia estetiche sia acustiche, trovando nella varietà una continua fonte di ispirazione. La presenza italiana a Melbourne è molto forte. Nasce nel 1925 la società Isole Eolie, che offre mutuo soccorso ai suoi associati e costituisce ancora oggi un solido punto di riferimento culturale e sociale per gli eoliani immigrati e i loro attuali discendenti. Lo storico picnic annuale della società è un grande evento dove la presenza mandolinistica non è mai mancata. Il testimonial dello strumento è Nicola Nick D'Amico, qui ritratto a Salina all'età di 12 anni con altri musicisti dell'isola. A sottolineare l'attaccamento a questa tradizione musicale, la società nel 1999 invita ad esibirsi alla Eolian Hall il celebre mandolinista di Lipari, Bartolo Ruggero, il cantore delle Eolie da tutti conosciuto come Bartoluzzo.
il mandolino italiano arriva nel mondo Down Under anche in altri modi. Il soldato australiano Charles Stanley sopravvive alla battaglia di El Alamein nel 1942. Viene fatto prigioniero, deportato in Nord Italia, riesce ad evadere e si rifugia di casolare in casolare nascosto e protetto dai contadini. Trova un vecchio mandolino e siccome sa suonare qualsiasi strumento a corde, questo diventa l'inseparabile compagno della sua odissea. Si attende la sera dopo la lunga giornata di lavoro nei campi per ascoltarlo e cantare con lui. Tornato in patria nel 1944, decide di regalarlo a chi dei suoi figli dimostri di apprezzarlo. Oggi Louise suona ancora quel mandolino che salvò la vita al papà. La scena attuale del mandolino classico in Australia è fiorente. Ecco le principali realtà. Ogni 18 mesi per lo splendido evento di massa del Fame Festival dedicato nel 2019 proprio al mandolino italiano. Tra i virtuosi solisti più rappresentativi della nazione segnaliamo Keith Harris e Stephen Lalor. Ma non mancano le nuove generazioni emergenti. Ma il mandolino in Australia è rock, pop, country, bluegrass, addirittura psichedelico. Chi più ne ha, più ne metta. Slumber you awake, find me sleeping like a baby by your side.
siamo giunti così al termine di questo viaggio che ha visto come protagonista il simbolo dell'Italia. Ci piace ricordare che anche l'Australia ha dato un notevole contributo alla ricerca musicologica e storiografica del mandolino. In particolare vogliamo ringraziare Graham McDonald e Geoffrey Barber. Ovviamente ancora molto c'è da scoprire e studiare, ma siamo sicuri che anche voi avrete un sacco di altre storie da raccontare. Arrivederci e buon mandolino a tutti. Grazie. Here we go. Shut up, baby. Uno, due, tre, quattro. When I was a boy, just about the eighth grade, Mama used to say, don't stay out late with the bad boys. Always shoot the fool, Giuseppe, going to flunk a school. That's my mama, all of the time. Boy, to make me sick, all the thing I gotta do. Can't get no kicks, got to follow stupid rules. Boy, to make me sick, just to make a lousy bucks, I got to feel like a fool. And the mama used to say all of the time, what's the matter you? Hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's my mom. Big accordion solo with a little dance. Just a minute, I'll be right there.